Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi piccolo contenuto su una cosa che secondo me è una figata utile per i vostri videogiochi. Per chi mi sta seguendo da pochissimi giorni, io mi chiamo Samuele Sciacca e sviluppo videogiochi da circa 4 anni, ormai sono quasi 5. Con questo canale porto ogni giorno contenuti che riguardano il mondo dello sviluppo di videogiochi, in modo che passo passo possiamo imparare e migliorare insieme come creare videogiochi. Oggi in questo video voglio mostrarti come creare una luce dinamica. Ho aperto questo progetto in Construct 3, che è il tool che utilizzo sempre per realizzare i miei videogiochi giochi 2D, sia per mobile, quindi per i vari stores, ma anche per il mercato online, quindi browser game. Prima ancora di iniziare nel tutorial mi sembra giusto iniziare ad analizzare questo progetto. È un semplice platform dove appunto con le frecce direzionali possiamo far muovere il nostro personaggio, raccogliere le monete e possiamo andare avanti e indietro all'interno del nostro progetto. Useremo questo tutorial anche per vedere altre cose in futuro, tra cui anche il parallasse, che vi spiegherò poi nel dettaglio cos'è. E appunto questo è il livello che oggi useremo per creare queste luci dinamiche. Infatti all'interno di questo video vedremo appunto come creare una luce dinamica in veramente pochissimo tempo. Per quanto riguarda invece i livelli utilizzati per questo progetto, abbiamo appunto un livello background con un background color blu che adesso possiamo anche levare, perché effettivamente ho messo questo livello viola dietro. Abbiamo poi un content dove appunto dentro il content ci sono tutti i vari oggetti, tra cui questi qui davanti. Infatti se noi adesso andiamo a bloccare questo livello, il content va a contenere tutti questi livelli, mentre il background ha solo effettivamente lo sfondo. Come possiamo vedere, il background ha un parallasse diverso, infatti 80%, e però preferibilmente preferisco settare 100%, in modo tale che poi nelle prossime lezioni ti vado anche a spiegare nel dettaglio cos'è il parallasse e appunto come utilizzarlo al meglio per creare giochi veramente fighi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare quindi è creiamo un nuovo livello al top, quindi in alto a tutti, e lo rinominiamo appunto con Light. Subito dopo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rendere il nostro livello tutto nero, quindi clicchiamo sul livello light che abbiamo appena appunto creato, andare in alto a sinistra, disabilitare il fatto che è transparent e impostare come colore nero. Ecco cosa succede, che tutto il livello in questo caso diventerà nero. Se noi ad esempio, quando noi vogliamo continuare poi a realizzare il nostro videogioco, vogliamo modificare i nostri livelli, aggiungere nuovi oggetti, possiamo semplicemente poi nascondere questo oggetto e quindi lavorare sugli altri livelli. Una volta che abbiamo fatto questo, come facciamo a importare la luce? Per realizzare questa immagine dinamica, quello che dobbiamo fare semplicemente è dire a Construct che l'immagine bianca che poi inseriremo all'interno del progetto dovrà andare a eliminare il nero. È una cosa un po' complessa da capire, però adesso vedremo appunto subito come farla. Io per creare questa immagine bianca utilizzo Photoshop, ho creato questo progetto che è di dimensione 400x400, vado a sinistra e seleziono lo strumento sfumatura, controllo se il colore utilizzato è dal bianco verso il trasparente, ovvero questo qui, e vado a crearmi la mia sfumatura. Possiamo anche fare in questa maniera, possiamo anche cambiarla effettivamente in futuro, renderla meno opaca, ma noi ci va bene anche in questa maniera. Una volta fatto questo, cosa faccio? Elimino il nero dietro e mi esporto questa immagine in PNG. Ritorniamo all'interno di Construct 3 e andiamo ad importare questo sprite, quindi clicchiamo due volte nello sfondo, andiamo su sprite e diamogli un nome che potrebbe essere appunto luce. La andiamo ad aggiungere nel nostro livello che abbiamo creato, che ovvero è il livello 2 con nome light, e andiamo ad importare l'immagine che abbiamo creato. Una volta che l'abbiamo importata, ecco quale sarà il risultato. Questa è l'immagine che abbiamo importato. Una volta aggiunta l'immagine all'interno del nostro progetto, non basta per creare questo effetto di luce dinamica. Per fare tutto questo ci basta semplicemente cliccare in alto a destra nel livello light che abbiamo creato ad inizio video, andiamo a sinistra nelle proprietà di questo livello e aggiungiamo un nuovo effetto. L'effetto che dobbiamo aggiungere è l'effetto moltiplica, che troviamo subito nella prima sezione. Una volta fatto questo, ecco che già possiamo vedere un'anteprima dell'effetto che si è creato. Possiamo poi andare semplicemente a ridimensionare l'immagine che abbiamo creato, possiamo andare poi semplicemente a duplicare l'immagine della luce che abbiamo creato, semplicemente cliccando il tasto destro facendo o clona, o semplicemente possiamo fare CTRLC e poi un CTRLV. Ed ecco qui che abbiamo due immagini là. Se io adesso faccio play, ecco quale sarà l'effetto. Per rendere il tutto ancora migliore, possiamo andare ad aggiungere alle due immagini della luce un comportamento che ho utilizzato in passato per i miei videogiochi che utilizzo tuttora, ma che però non vado a spiegarti nel dettaglio come funziona in questo video. Se vuoi anche tu imparare a realizzare i videogiochi, ti ricordo che ho realizzato due videocorsi completamente gratuiti, dove da oggi puoi iniziare a imparare a sviluppare videogiochi partendo da zero, e trovi il link in descrizione. Sia come creare un clone di Flappy Bird, sia come creare un platform 2.0. Per rendere il tutto ancora più dinamico, quello che possiamo fare quindi è aggiungere un nuovo comportamento alla luce che abbiamo creato,
che il comportamento in questione si chiama sign, che serve appunto per creare alcune animazioni. Lo spiegherò nel dettaglio nei prossimi video, quando farò un video riguardo appunto le animazioni e le diverse tipologie di animazioni che un gioco può avere. Possiamo andare ad esempio a modificare questo parametro dicendo appunto che il movimento sarà riguarderà soltanto l'opacità. Modifichiamo ad esempio il period, che sarebbe il tempo, mettiamo di un secondo, magnitudo 10 è un magnitudo random di 10, un periodo random di 1, ed ecco quale sarà l'effetto. E possiamo vedere appunto che la luce avrà un'animazione. Se questo video ti è piaciuto, quindi ti invito di lasciare un like. Abbiamo visto che bastavano effettivamente pochissimi minuti per creare un effetto del genere, e potremmo ovviamente migliorare ancora di più questa cosa creando anche diverse immagini nel nostro livello. Abbiamo visto quindi che è veramente molto semplice creare un effetto di luce dinamica con Construct. Ovviamente non è come su altri tool, che magari possiamo anche far riflettere la luce su alcuni oggetti, ma comunque in questa maniera abbiamo realizzato un effetto carino, che sicuramente aggiunge qualità al nostro gioco. È tutto molto leggero e quindi abbiamo il pro che può girare questa cosa ovunque. Se ti è piaciuto questo video, quindi ti basta semplicemente lasciare un like, lascia anche un commento su quello che ti piacerebbe vedere nei prossimi video e anche cosa ne pensi di questo video. Se ti piace l'idea di vedere ogni giorno un video riguardo lo sviluppo di videogiochi, ti basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti. Se invece ti piacerebbe far parte di una community di sviluppatori grafici e musicisti, ho creato un gruppo Facebook che trovi il link in descrizione. Ciao.